Rosa Caposina, consigliere comunale a San Severo, forzista e anche vice coordinatrice regionale per la provincia di Foggia. Nello specifico, questa sua candidatura al proporzionale sicuramente è un posizionamento di prestigio. Beh sì, naturalmente mi ha inorgoglito e non poco il fatto di essere stata, come dire, indicata, nonostante la mia carriera, come dire, politica abbastanza breve, perché io sono in politica da 3 anni e mezzo, immagino che sia stata un riconoscimento per il mio impegno politico in ambito sicuramente diciamo locale, ma anche per il partito. Ho sempre sposato, anche laddove mi portava in amicizia, insomma, delle azioni politiche molto forti, laddove diciamo vedevo lese, a mio avviso, leso il mio territorio, per cui penso che sia stata una candidatura così, che premia, ecco, chi riesce a lavorare bene, soprattutto perché ama la sua terra. Chiaramente i dati dicono che nessuna candidatura forte è in questo collegio, il collegio di San Severo e Lucera. La sua al proporzionale potrebbe riattivare e ricompattare il centrodestra anche per una questione di campanilismo, no? Beh sì, allora sicuramente non è una candidatura, diciamo, squisitamente di servizio. Ci sono, a determinate condizioni, tra l'altro abbastanza verosimili, la possibilità che scatti anche per me naturalmente il seggio, ma ripeto, non è questo l'importante, perché poi quando si è persone di partito la cosa importante è lavorare appunto per il partito e per il territorio. Le possibilità ci sono, sarebbe naturalmente, da sansevrese sarebbe bellissimo ritornare ad avere rappresentanti che non abbiamo più, non abbiamo consiglieri provinciali, non abbiamo consiglieri regionali, non abbiamo deputati, non abbiamo senatori. Sarebbe un aiuto fortissimo per la nostra terra, e mi auguro che anche lì dove ci sono state così fratture all'interno del centrodestra sia il momento di metterle da parte e di pensare al territorio.